C'è voluto un po' di tempo, però finalmente con l'accordo attraverso Federfarma, Sofarma e la regione è partita questa iniziativa dei test sierologici. Che cosa sono, come si svolgono e che risultato danno? Qualche giorno di ritardo è l'operazione di questo screening voluta dalla Regione Abruzzo, è indirizzata principalmente alla popolazione dell'ambito della scuola, perché ricordo che questo screening, questi test, sono gratuiti per tutti gli studenti, compresi gli studenti universitari. E non solo per gli studenti, ma anche per i loro familiari, i loro congiunti, fratelli, sorelle, genitori, anche i nonni, tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto hanno diritto a fare lo screening gratuito. Però gli altri, prenotandosi, pagando, possono farlo. Tutti gli altri cittadini, prenotandosi, perché sia gli uni che gli altri devono assolutamente, come da disposizioni regionali, prenotarsi. Li abbiamo scadenzati uno ogni 10 minuti e possono fare il test a pagamento. Il responso arriva subito. Il responso arriva dopo 10 minuti, 15 minuti, per cui se non, le condizioni non dovessero permettere di fare un'attesa comoda, perché come già detto devono essere presenti, diciamo, nel locale dedicato uno alla volta. E noi mandiamo un WhatsApp, un SMS o addirittura la foto del test di qual è il risultato. Come si svolge il test? Molto semplice, è un autotest con una punturina per estrarre una goccia di sangue capillare che viene prelevato con una pipetta posto nel apposito box del test. E dopo 10 minuti, 12 minuti, un quarto d'ora massimo, si ha il risultato.